Salve gente, video tag in collaborazione con Maria Miss Me. È una ragazza che ha un piccolo canale, una ragazza che come me ha un percorso di vita simile, dieta, regime alimentare, attenzione all'alimentazione. È una ragazza simpatica che ho conosciuto in questi mesi e il tag si chiama YouTubers delle mie brame, che è anche un po' in voga in questo periodo. Insomma, io non ho fatto molti tag, anzi, non ne ho fatti proprio per nulla. Comunque, indosso l'abito di tie-dye che mi è giunto, ecco, è carino. Anna Rosa, sì, cinesia, ma ci sono anche le cose carine, questo mi è piaciuto. E questi sono gli orecchini invece di Rose Wholesale. Anna Rosa, per chi conosce il suo canale, è Allegra 1952, che citerò nelle risposte alle domande alle quali mi sottopongo. Allora, sempre concordate con Maria Miss Me, che poi sarebbe la ragazza con cui collaboro, vi elenco un po' le domande e soprattutto rispondo. Allora, dice YouTuber che segui sempre. YouTuber che seguo sempre e la seguo da quando ho aperto il canale e spero che mi possa vedere. È Valix 2007, 07, 2007 anzi, Valentina. Ed è tramite Valentina che io ho potuto conoscere il canale di Annalisa Superstar. Annalisa Superstar e Valex 2007 sono i due canali che io seguo di frequente, insieme anche a BT871, che è Vittoria, questa ragazza torinese, amante dei mercatini, amante dello shopping, amante insomma della moda, anche lei. Poi, YouTuber che mi è scaduta. Allora, diciamo che YouTuber che mi è scaduta. YouTuber che mi è scaduta, ne ho due. Due, sì, due. Una è Michelinia, ma non per. Cioè, scaduta è un parolone grosso, onestamente. Diciamo che ha variato la tipologia di video da lei pubblicati. E quindi non trovo lo stesso particolare interesse che magari provavo agli inizi, quando l'ho conosciuta veramente, quando non era nessuno, quando faceva i video in un canale piccolino, insomma, ecco. E l'ho seguita fino a tardi, anche insomma, fino a poco dopo la trasmissione che ha condotto su Real Time, però attualmente fa dei video che non mi interessano, comunque che non amo seguire. L'altra invece è Pepper Chocolate, si chiama? Sì, Pepper Chocolate. Non ricordo il nome. Onorina, scusatemi. Anche qui c'è stato un cambio. Io conoscevo Onorina sin dall'inizio, anche lei da quando il canale era piccolo. Cioè, io sono una spettatrice di YouTube da molto tempo fa, molto tempo, quando Clio ha pubblicato il suo primo video. Cioè, per intenderci, e la sua esperienza, il suo trasferimento in America, la sua scuola e tutto quanto. Quindi conosco questi canali che sono nati a seguito dell'evento Clio Makeup, e quindi li conosco dalle loro origini. Ed è normale che poi col tempo uno si possa stancare, o comunque anche da parte loro ci sia una variazione degli argomenti che affrontano nei vari video. Ecco. Quindi sì, loro hanno variato la loro tipologia e il loro target di argomenti da discutere, da disquisire sui loro video, sui loro canali, e io ho cambiato, insomma, ho cambiato genere, ecco, tant'è vero che seguo Annalisa e Valex 2007, perché sono due canali molto free, molto senza fronzoli, molto d'impatto, cioè poi raccontano delle esperienze di vita che a me onestamente sono vicine in qualche modo, in qualche maniera. Ho qualcosa con cui condividere. Anche con la stessa Anna Rosa, con la quale mi scrivo alcune volte in privato, comunque con la quale c'è uno scambio, soprattutto con, no, scusatemi, con Annalisa, anche con Anna Rosa. Comunque, resta il fatto che loro hanno variato i loro target e ovviamente anche io ho cambiato.
Poi, youtuber che ti piacerebbe incontrare, guarda, sono curiosa, ma proprio curiosa come una scimmia, di incontrare la diva del tubo. La diva del tubo è un personaggio poliedrico, un personaggio in particolare, che seguo, mi piace seguire, perché nella sua particolarità comunque rimane molto concreta, molto onesta, molto, cioè lei dice che per me è un lavoro e quindi io... apprezzo l'onestà del soggetto, cioè veramente apprezzo. E quindi mi piacerebbe incontrarla perché poi è particolare, è un soggetto sui generis e quindi mi piacerebbe incontrarla, ma per curiosità. Poi parodia, dice YouTuber che ti piace imitare, parodia no, per carità, io non so fare le parodie, non sono una imitatrice, non sono molto ironica, pertanto no, non apprezzo questo genere di cose, anzi per niente, no. YouTuber straniere, no, prima ce la dice. YouTuber che ho scoperto da poco. YouTuber che ho scoperto da poco, grazie anche ad altri canali, come J'adore le make-up, mi ha consentito di conoscere Allegra 1952, che è questa YouTuber fantastica. Fantastica, cioè andate a vedere Allegra 1952 perché cioè io mi sono appassionata, cioè io appena ho visto alcuni dei suoi video più recenti sono andata a vedermi tutti gli altri per conoscere tutto di lei, insomma, per sapere qualsiasi cosa di lei. E lei si chiama Anna Rosa, che saluto tanto e che veramente stimo tantissimo, veramente è una stima che va al di là proprio, è una... mi piace, ecco, Anna Rosa, se qualora dovessi conoscerla, probabilmente, sempre se ovviamente lei è consenziente, io avrei il piacere di conoscerla e di approfondire la sua conoscenza. E poi ho conosciuto un altro canale di due ragazze simpaticissime. Anche loro fanno degli outfit, degli outfit, curvy outfit, e si chiamano Makeup Spice. Il canale si chiama Makeup Spice e spero di fare una collaborazione con loro, anche perché ci stiamo già parlando tramite mail, ci stiamo già sentendo, sono simpaticissime, secondo me, avranno seguito, molto seguito. Quindi queste sono quelle che ho scoperto da poco. Segui YouTuber straniere, praticamente io non mastico molto bene l'inglese, la lingua la mastico malaccio. Pertanto non amo seguire canali stranieri. Diciamo che seguo Lucy che è straordinaria, però fa video in italiano e quindi io seguo Lucy che è straniera ma fa video in italiano. Se va bene non lo so, comunque ho dato una risposta. Poi mi sono disiscritta da qualche canale, se sì perché. Sì, mi sono disiscritta dal canale di Michelinia per lo stesso motivo di prima, cioè nel senso che non mi piace più il genere, non mi piace più il modo e quindi mi sono disiscritta. E poi vorresti fare un video con quale YouTuber in particolare? Chi è? Ma non lo so, io lo farei con Anna Rosa Super, no, con Annalisa Superstar, la collaborazione, comunque un video. Sì, penso di sì, con Annalisa mi piacerebbe fare un video, ma ovviamente perché mi sta simpatica, perché mi piace, perché è una persona con la quale posso condividere qualcosa. Poi, ti meriti questi iscritti? Ecco, e qui sono pochi, sono tanti. Allora, io ho iniziato a fare video pochi mesi fa, per un motivo molto semplice. Avevo del tempo a disposizione e volevo dedicarlo a me stessa, volevo dedicarlo alle mie cose, ai miei acquisti. A volte, sapete, si fanno degli acquisti e non si ha nemmeno il tempo di condividerli con amiche, con conoscenti. E nulla, e quindi ho deciso di fare questi video prima di tutto per me, per gli primi degli spazi, dei vuoti causati da varie vicissitudini della vita, e per riempirmi quindi questi spazi, questi tempi morti, ho iniziato a fare video. Ripeto, io sono spettatrice da molto tempo su YouTube.
ora faccio anche io i video. Quindi non mi interessa il numero di iscrizioni. Certo è che in questo caso devo nominare Carla, Miss Carla Pink, che è una ragazza che ho conosciuto un anno e mezzo fa, abbondante, tramite Depop, ed è una ragazza che ha un canale, appunto, che si chiama Miss Carla Pink, la quale ha deciso così settimana scorsa di nominarmi, di menzionarmi in un suo video. Motivo per cui i miei iscritti sono aumentati, cioè si sono raddoppiati, sempre pochi, però sono raddoppiati. Ripeto, non faccio i video per aumentare, li faccio per me stessa, veramente per condividere, per chiacchierare. A volte si ha la patologia dell'essere logorroici, no? Probabilmente questa è una valvola di sfogo per chiacchierare, per parlare. Anche inutilmente a volte, vabbè, comunque, no, non so se mi merito, non è un obiettivo, non sono un obiettivo gli iscritti o comunque non faccio video per quello. Perché il canale si chiama così? Allora, si chiama così perché il mio nome alla nascita venne deciso da mia madre in concomitanza con una serie di eventi che accadevano alla famiglia reale Windsor. E in quel caso mi sembra ci fu il matrimonio, c'era in corso il matrimonio, tutti i preparativi di fidanzamenti tra Carlo e Diana. E nulla, in quel periodo mia madre decise che dovevo chiamarmi Elisabetta e così mi sono chiamata in riferimento alla regina madre. E quindi Eli. Queen, ma non perché io possa sentirmi una regina o nulla aiuto questo, giusto per richiamare quelle che sono le memorie storiche del mio nome dato alla nascita, insomma, ecco. Quanto tempo impieghi a girare un video? Pochissimo, nel senso che sempre se non si tratta di tutorial che poi devo farlo a spezzoni, no? Tipo l'applicazione dell'AMLA, dell'ENNE, dell'Indigo, però in genere cerco di contenermi entro i 15-16 minuti massimo, comunque di non fare video lunghissimi. Certo, un tutorial magari richiede un po' di più, però registro e mando in onda molto, molto free come Vale Xlu e come Analisa Superstar. Quanti video hai caricato? Credo circa una sessantina, su per giù. Poi guadagni con YouTube? Ovviamente no, e non è questo il mio intento. Hai amiche su YouTube? Se sì, chi sono? Amiche, conoscenti? Sì, una di queste appunto è Carla, Miss Carla Pink, che conosco da un po'. Hai mai litigato con qualche YouTuber? Se sì, perché? Allora, io ho litigato con la signorina Rattermeier. Litigato, un parolone, abbiamo disquisito su delle cose, insomma, ecco, sotto ad un suo video e poi nulla, abbiamo chiarito, ovviamente cioè, ci mancherebbe altro, sono delle stupidaggini, insomma, non è che voglio litigare con una youtuber. Comunque Valentina, signorina Rattermeier, è anche una che seguo da molto tempo, anche lei, diciamo che lei insieme a Carlita mi hanno dato l'input per intraprendere la disintossicazione dai prodotti chimici, sintetici, siliconici, e quindi mi hanno consentito di avvicinarmi al bio anche attraverso l'utilizzo di prodotti bio, polveri, terre coloranti, insomma tutto questo. E quindi ringrazio signorina Rottermeier prevalentemente perché dà delle dritte importanti, l'olio di cocco, i vari prodotti che vengono realizzati in Austria, in Germania, che hanno sicuramente prospettive diverse rispetto da quelle italiane, diciamo così. E poi devo nominare 5 YouTubers. Allora, 5 YouTubers, se io nomino Ops. Marta, non mi ricordo il canale di Marta. Oddio mio. Vabbè, mi metto il link qui del suo canale, o comunque ve lo metto nell'info box, che è quel ragazzo con i capelli ricci, con i capelli lunghissimi, neri, corvini, bellissima, lei è bellissima, si chiama Marta, ricordo il nome. Poi devo nominare Mary Fantasy, la seconda YouTubers, perché Mary Fantasy è la mia conterranea, anche lei della provincia di Lecce. L'ho conosciuta qui su YouTube, e quindi la nomino perché è la mia conterranea. Poi, A Girl from New York è una ragazza che ho conosciuto sempre tramite Analisa Superstar, credo.
credo. Anche lei ha un canale nel quale racconta la sua vita, il suo percorso di vita, molto, diciamo, col quale insomma, ci si appassiona. È una ragazza che ha da raccontare, sicuramente. Poi Erichioba è la youtuber intellettuale. Sì, esattamente. Lei è laureata in lettere, scrive su alcune riviste, è simpatica, tremendamente simpatica. È una del nord, una nordica, che seguo da tanto tempo anche lei. Poi, Morena D, della quale apprezzo molto la sua spontaneità, il genere, diciamo, di outfit che fa sono molto roccheggianti, però mi piace, come la Sbi anche, che ha un genere tutto suo, mi piace vedere questi soggetti molto stravaganti nel vestiario, parlo di la Sbi ovviamente. Only Megan è Mena, che saluto, è una mamma simpaticissima, mamma di Megan appunto. Mi piacciono i suoi vlog dove coinvolge suo marito. Mi piace questo sottofondo di sua figlia mentre fa i vlog o comunque i video. Anche lei è una patita di moda, di shopping online e non, insomma. Una persona che mi piace seguire perché tranquilla, free, senza fronzoli, senza filtri. Io ecco, ho nominato canali che non hanno patina. Ecco, no, è un termine che utilizzo molto per questo periodo, in questa settimana. Ho nominato canali che sono semplici, diretti, che raccontano esperienze, che raccontano vissuti, che raccontano, come il canale di Anna Rosa, voglio dire, o come quello di Annalisa, o come quello di Valentina, o come quello di signorina Rottermeier, anche lei un'italiana che lavora all'estero in Germania. Cioè, video che raccontano, canali che raccontano vissuti. Ecco, questo mi piace. Questo mi piace. Ora non so se il mio è proprio un canale di vissuto, però insomma, amo condividere, quindi sorbitemi se ne avete voglia. Ed ora saluto Maria Miss Me, con la quale sto facendo questa collaborazione, e saluto tutti quelli che hanno avuto la pazienza di sentirmi fino a questo punto. Un bacione. Ciao a tutti e al prossimo video.